Siamo nella sede della FGU Campania di Via Toledo a Napoli, dove una delegazione di docenti ha occupato la sede per manifestare con uno sciopero della fame contro questo DDL che dal 14 di luglio, con la firma del Presidente della Repubblica Mattarella, è diventata legge. Questa riforma della scuola non condivisa ha aspetti inquietanti, molti aspetti di incostituzionalità. Porta una svolta autoritaria nella scuola e nel paese, non risolve né i problemi dei docenti stabilizzati né dei precari che sono in allarme perché non lavoreranno più. La buona scuola è diventata legge contro la volontà dei docenti e del mondo della scuola, le cui proteste sono rimaste inascoltate. I colleghi che occupano oggi la sede della Federazione Campania manifestano contro una legge firmata dal Presidente Mattarella che modifica la fisionomia della scuola pubblica della Costituzione e va contro la libertà di insegnamento. Il rischio è che con la chiamata diretta del dirigente scolastico si ingeneri un contenzioso senza fine. Per l'assenza di criteri oggettivi nella scelta dei docenti inseriti negli albi, senza garanzia di rispetto del principio di meritocrazia. Non possiamo consentire che il clientelismo e il nepotismo trovino cittadinanza nella scuola, che ha il compito costituzionale di formare le nuove generazioni al rispetto della legalità e delle regole del nostro Paese. La creazione di reti di scuole comporterà una drastica riduzione dei posti di lavoro per il personale ATA. Allora è importante che tutti comprendano che questa non è la protesta di una categoria professionale, ma è una protesta per la difesa della scuola statale pubblica, che deve essere di tutti. Con le deleghe in bianco previste in questa legge, la buona scuola, si rischia che la scuola dell'infanzia scompaia del tutto. Io penso che questo DDL sia manifestamente e volontariamente osceno, perché lascia a casa migliaia di docenti che hanno seguito l'iter richiesto dallo Stato per quanto riguarda la formazione, hanno investito nella loro cultura, nella loro preparazione, pagando corsi di formazione, pagando TFA e via dicendo, secondo l'iter indicato dallo Stato, e che adesso deliberatamente e senza motivo alcuno li lascia a casa. La riforma della buona scuola non è in realtà una vera e propria riforma, perché è priva di contenuti pedagogici ed è in realtà una riorganizzazione del sistema scolastico, aumenta in modo considerevole le responsabilità del dirigente scolastico, il quale rischia addirittura la retrocessione. Per quanto riguarda la chiamata diretta, questa non mi convince, perché può dar luogo ad interferenze, soprattutto in aree geografiche del nostro paese, a rischio.